La pace del Signore sia con tutti noi. Ancora stasera, ringraziando il Signore, siamo qui in diretta, solo piacendo a Dio, parleremo della sua parola in Primo Re, capitolo 8. La consacrazione del Tempio e preghiera di Salomone. Tutti sappiamo, Salomone, ciò che disse in preghiera, tutti sappiamo ciò che Salomone ricercò all'inizio della sua vita con il Signore, come si manifestò e come il Signore lo benedisse. Vogliamo leggere alcuni versetti all'inizio, poi ci fermeremo per vedere ciò che il Signore vuole che noi diciamo. Sempre ringraziando a Dio, tutta la lode va a Dio e a Gesù. In Prima Re, capitolo 8, dal versetto 1, dice: allora Salomone radunò presso di sé a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi delle tribù, i principi delle famiglie dei figli di Israele, per portare su l'arca del patto del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il re Salomone nel mese di Chetanim, che è il settimo mese, durante la festa. Quando arrivarono gli anziani di Israele, i sacerdoti presero l'arca e portarono sull'arca del Signore la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. I sacerdoti e i leviti eseguirono il trasporto. Il re Salomone e tutta l'assemblea di Israele convocata presso di lui si radunarono davanti all'arca e sacrificarono pecore e buoi in tal quantità da non potersi contare né calcolare. I sacerdoti portarono l'arca del patto del Signore al luogo destinato per essa, nel santuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini. I cherubini infatti avevano le ali spiegate sopra il sito dell'arca e coprivano dall'alto l'arca e le sue stanghe. Le stanghe avevano una tale lunghezza che le loro estremità si vedevano dal luogo santo, davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Esse sono rimaste là fino a oggi. Nell'arca non c'era altro se non le due tavole di pietra che Mosè vi aveva deposte sul monte Oreb. Quando il Signore fece l'alleanza con i figli di Israele, dopo che questi furono usciti dal paese d'Egitto, mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa del Signore. I sacerdoti non poterono rimanervi per farvi il loro servizio a causa della nuvola, perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Discorso e preghiera di Salomone.
Allora Salomone disse: Il Signore ha dichiarato che abiterebbe nell'oscurità. Ho costruito per te un tempio maestoso, un luogo dove tu abiterai per sempre. Poi il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea di Israele, e tutta l'assemblea di Israele stava in piedi. Egli disse: Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, il quale di sua propria bocca parlò a Davide, mio padre, e con la sua potenza ha adempiuto quanto aveva dichiarato, dicendo: Dal giorno che feci uscire il mio popolo di Israele dall'Egitto, io non scelsi altra città fra tutte le tribù di Israele per costruirmi una casa dove il mio nome dimorasse, ma scelsi Davide per regnare sul mio popolo di Israele. Davide, mio padre, ebbe in cuore di costruire una casa al nome del Signore, Dio di Israele. Ma il Signore disse a Davide, mio padre: Tu hai avuto in cuore di costruire una casa a mio nome e hai fatto bene ed avere questo pensiero, però non sarai tu a costruire la casa, ma il figlio che uscirà dai tuoi lombi sarà lui a costruire la casa al mio nome. Il Signore ha adempiuto la parola che aveva pronunciata, e io ho preso il posto di Davide, mio padre, e mi sono seduto sul trono di Israele, come il Signore aveva annunziato, e ho costruito la casa al nome del Signore, Dio di Israele, e ho assegnato un posto all'arca, della quale il patto del Signore, il patto che egli stabilì con i nostri padri quando li fece uscire dal paese d'Egitto. Fin qui la parola del Signore. Vogliamo ringraziare il Signore per quello che abbiamo letto e per quello che il Signore si manifesterà su questa parola. Io so che si è manifestato il Signore ai suoi tempi con il re Salomone, con Davide, come fu riempito quella casa, addirittura che i sacerdoti non poterono più entrare. E stasera, miei cari, la grazia era grande, abbondante, non solo per me, ma anche per voi. Chiudiamo gli occhi e preghiamo. Ringraziamo il Signore, perché più ringrazieremo il Signore e lo loderemo stasera, più abbondante sarà la grazia di stasera per tutti. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo ringraziare e lodarti e benedirti tutti i giorni della nostra vita, Signore. Stasera, Signore, hai messo a cuore di parlare della tua parola, Signore, ancora nel tragitto di Salomone e Davide, primo re 8, Signore. Tu sai quello che hai fatto, Signore, e noi abbiamo potuto leggerlo, e addirittura mentre l'ho letto, Signore, hai fatto sentire al tuo servo, Signore, di cose meravigliose, cose abbondanti, un riempimento totale non soltanto della casa, ma del nostro tempio, della nostra presenza. E stasera, Signore, più che mai vogliamo dirti grazie. Grazie Padre per quello che hai fatto e quello che farai ancora. Grazie
A fine di serata, Signore, fai che tutti, dico tutti, Signore, quelli che ascolteranno e vedranno e quelli che si aggiungeranno che vedranno e ascolteranno. Oh, Signore, come hai fatto ai tempi di Salomone, Signore, fallo oggi, domani e sempre. Chiunque si accosterà e guarderà e vedrà, riempilo di grazia, di potenza. Manifestati in ognuno che ti sta cercando. Anche per guardare un video dove tu sei la presenza, l'onniscienza. Grazie, Padre. E Padre Celeste, stasera abbiamo bisogno ancora di nuove unzioni, Signore. Nuove unzioni che possiamo veramente fare di più di quello che vorremmo fare. Di più, Padre, usaci. Usaci per la tua gloria. Grazie, Padre. Benedici ancora tutti i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, Signore, se ce ne abbia ancora, Signore. Metti nel loro cuore la pace, la tranquillità, il benessere. Oh Signore, grande tu sei, meraviglioso sei, Signore, stasera più che mai, da oggi in poi, metti pace in tutti i cuori che ti stanno cercando, ti stanno lodando e si stanno manifestando attraverso il tuo figliolo. Nella fede, nella potenza e nella grazia concessa che tu hai preparato attraverso il tuo figliolo. Grazie, Padre. Ti ringrazio e ti lodo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Amen. Mie care nella grazia, come abbiamo potuto leggere su questo passaggio della consacrazione del Tempio e la preghiera di Salomone. Salomone pregò nel Tempio e prima di pregare fece una grande festa, consacrò tantissimi animali, addirittura che non si potevano neanche calcolare il numero di quanti animali sacrificò per quel periodo di quella festa a lode al Signore. Miei cari, quando avete consacrato qualcosa al Signore? Voi mi dite, ma adesso non si fanno consacrazioni, non si fa niente. Ma noi possiamo consacrare noi stessi. Al Signore, noi stessi, il nostro cuore, la nostra anima. Alleluia. Grazie. Vedete, adesso non si consacrano animali, non si fa un convito per dar gloria come fecero allora. Sono tempi passati, ma noi possiamo consacrare il nostro cuore, la nostra anima, il nostro essere a Dio. Questo è ciò che Dio ama e vuole da ognuno di noi. Se ogni giorno, nonostante le acciappi che abbiamo, che il nemico ci mette, dolore, difficoltà e tante altre cose, non ci dobbiamo fermare di lodare il Signore, nonostante tutti i problemi che abbiamo davanti.
Stasera il nemico mi aveva demoralizzato per un fatto che non voglio neanche raccontarvi. Ma io ho detto no, stasera proclamerò la gloria di Dio. Stasera io proclamerò la gloria di Dio. Grazie. Ti ringrazio, Padre mio. Grazie. Alleluia. Gloria a te, Signore. E come vediamo, miei cari, nella grazia, il re benedisse quel tempio, benedisse anche tutti quelli che erano nell'interno, e anche quelle che erano all'esterno. E disse che chiunque si accosterà a te, mio Dio, o farà le veci tue, da lontano o da vicino, che guarderà a questo tempio, vedete? Lui è la direzione del tempio. Adesso noi dobbiamo guardare. Lui è la direzione di Gesù. Chiunque guarderà in alto Dio Padre è la direzione di Gesù, perché Gesù è morto per noi, è risuscitato per noi il terzo giorno. E guardando con precisione e non deviando né a destra né a sinistra, saremo ricolmati da ogni bene, da ogni grazia, da ogni potenza. E la nostra casa traboccherà di ogni bene, nonostante la fame che c'è nel mondo. E tante altre cose che ci sono, disoccupazione, non ci mancherà né il pane a casa nostra. Gloria a Dio. Ora, mie care nella grazia, non per altro, stai facendo qualcosa per il Signore? Ti stai manifestando come fece il re Salomone? Stai amando Dio con tutto il cuore? Tu mi dirai: ma come faccio? Non ho lavoro, non ho da mangiare, mi stanno tagliando la luce, il telefono. Non ho niente, come faccio a amare il Signore e proclamare festa a gloria a Dio? Come faccio? Non ho neanche il coraggio di alzarmi la mattina e mettere il piede per terra, che ho paura di cosa mi potrebbe succedere. Forse sei in queste condizioni? Loda a Dio e vedrai che non ti mancherà niente. Lodalo, così, in queste situazioni, non ti preoccupare, lodalo e vedrai miracoli nella tua vita. Miracoli. E mia cara nella grazia,
Salomone radunò presso di sé a Gerusalemme tutti gli anziani, fece una grande festa. Ma tu, cosa hai radunato attorno a te? Forse hai parlato ai tuoi familiari di ciò che Dio ha fatto, ciò che Gesù ha fatto. Forse hai parlato a qualcuno della tua famiglia e magari la tua famiglia non ti ha ascoltato? Hai fatto qualcosa? Incomincia da adesso. Incomincia da adesso. Raduna la tua famiglia. Chi sei? Sei un capofamiglia? Raduna tutta la famiglia. Parla del Signore. Parla ciò che il Signore ha fatto. Anche che a te non ti ha fatto niente ancora, parlagli e vedrai la gloria di Dio. Inizia. Inizia. E vedrai la gloria di Dio. Quando hai fatto questo, non ti fermare. Allarga i tuoi confini per le strade. Evangelizza, anche che ancora non hai visto niente, ma la tua grazia traboccherà. Avete presente quando c'è un bicchiere e qualcuno mette del liquido all'interno? Qualunque cosa. Se quel liquido continua a entrare nel bicchiere, il bicchiere si riempirà. E tutto quello che ancora si metterà traboccherà, e così sarete voi. Traboccherete di ogni benignità. Ora, mie care nella grazia, non è che mi voglio prolungare molto su quello che voglio dirvi. Non è un insegnamento questo. Tutto ciò che sto dicendo sono scritte nella parola di Dio. Prendete la parola di Dio, leggetela. Leggetela, ciò che fece Salomone, ciò che fece Mosè, ciò che fecero gli altri nostri patriarchi. Leggetelo. Vedete, noi dobbiamo assimilare i nostri patriarchi, ciò che hanno fatto e ciò che Dio ha fatto a loro. Prendiamo atto e saremo benedetti. Vedete, il Signore anche ci dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati, e io vi darò riposo alle anime vostre. Se siete affaticati, se siete piene di problemi, qualsiasi cosa che in questo momento vi acciacca, vi tortura e vi blocca, il Signore dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati, e io vi darò riposo, vi darò pastura. Non vi farà mancare niente se voi farete la volontà di Dio. E ritornando sempre al discorso e preghiera di Salomone, allora Salomone disse: Signore, il Signore ha dichiarato che abiterebbe nell'oscurità. Ho costruito per te un tempio maestoso, un luogo dove tu abiterai per sempre. Poi il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea di Israele. E tutta l'assemblea di Israele stava in piedi. Egli disse: benedetto sia il Signore Dio di Israele, il quale la sua propria bocca parlò a Davide, mio padre, con la sua potenza. Ha adempiuto quando aveva dichiarato, dicendo che dal giorno
che fece uscire il mio popolo di Israele dell'Egitto, io non scelsi altra città fra tutte le tribù di Israele per costruirvi una casa dove il mio nome dimorasse. Vedete, il Signore si è cercato proprio un punto e qualcuno che aveva quella fede e quell'amore che il Signore sta cercando e cercava. Adesso il Signore sta cercando te. Sta cercando te perché tra Salomone e te non c'è niente di diverso. Umano era Salomone e umano sei tu. Cosa aveva Salomone? Era figlio di Davide. Re. Chi era Davide? Un piccolo pastorello. E tu chi sei? Ti senti mediocre o maggiore di quel piccolo pastorello? Vedete? Dio sta guardando e guarda proprio te. Proprio te. Tu mi dirai, ma non sono all'altezza, non ho studiato, non ho nessuno mestiere. Davide era un piccolo pastorello, guidava il gregge di suo padre insieme con tutti i suoi fratelli. Tu magari forse hai già un mestiere. Magari qualcuno è diplomato, laureato, vedete? Chissà, se tu non metti tutto nelle mani di Gesù, e Dio farà il resto. Adopera quella fede che Dio ti sta mandando oggi. Se metti tutto nelle mani di Dio, attraverso Gesù tu sarai una luce in quel sentiero per ogni altro compagno, tuo o distante. Da te usciranno fiumi d'acqua viva, sarai un pilastro. Un pilastro dove tutti vorrebbero costruire. Ti edificheranno e Dio si manifesterà in te. Gloria a Dio e a Gesù. Miei cari, grazie papà. Grazie padre. Ti ringrazio, ti lodo con tutto il mio cuore. Alleluia. Gloria a te, Padre. Figli miei, figli miei, oggi io voglio stringere un patto con voi. Oggi,
Se farete la mia volontà, avrete tutto. Tutto. Grazie, Padre. Alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Padre. Mie care nella grazia, io vi devo salutare. Vi saluto nella pace del Signore con una piccola preghiera di benedizione, piccolissima. Il Signore farà il resto. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare come tu ti sei manifestato stasera, come tu ci hai donato quella gioia e quell'amore che a noi ci mancava. Ti ringraziamo ancora per quello che oggi ancora tu hai promesso. Grazie, Padre, benedici ancora tutta l'umanità, benedici ancora tutti i popoli ancora che sono sottomessi ad altri popoli. Benedicile che possano riconquistarsi quella dignità, quell'amore, quella potenza, quella pace, quella ricchezza. Grazie, Padre. Ancora, Padre, fai che l'abbondanza torni in questo mondo, in questo universo, per tutto l'universo, Signore. Sì, Signore, questo ti chiediamo, Signore, che l'abbondanza ritorni in questo universo. Sì, Padre. Questo ti chiediamo, ma sia fatta la tua volontà e non la nostra. Ti ringraziamo ancora per quello che hai promesso e che possa veramente da domani innanzi avere i primi frutti. Grazie, Padre. Benedici ancora tutte le nostre famiglie, benedici ancora i nostri fratelli, sorelle, amici e anche nemici, Signore, che possano diventare i migliori degli amici. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, ancora benedici me, benedici la mia famiglia e ogni cosa. Ti ringrazio nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Vi saluto, fratelli, e vi abbraccio come se fossimo di presenza stretti uno con l'altro. Sentiamo il calore del nostro cuore umano che possa ritembrare a tutti quanti. E un grande bacio. Prima con una e poi con l'altra. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Vi saluto, il fratello Angelo Piccone. Amen.